Buonasera a tutti, benvenuti al nostro progetto La Passione per i Libri di OPL. Siamo ancora online, speriamo presto di poter ritornare alla Casa della Psicologia. In ogni caso, in questi mesi difficili di pandemia, il nostro progetto ha tenuto insieme, insomma, ha fatto comunità insieme a tante altre iniziative dell'Ordine degli Psicologi. Abbiamo mostrato come categoria una certa capacità di stare nell'incertezza in questi mesi difficili, e questa struttura, un po' questa cornice, la vediamo, insomma, la vediamo, il sociale lo vediamo anche in come ci incontriamo questa sera. E questa sera noi con Luigi D'Elia e Matteo Bessone ragioniamo proprio su questo, cioè non c'è una psicoterapia, non c'è un approccio al dialogo che non tenga conto di chi siamo, di dove siamo, di dove siamo inseriti, e quindi come possiamo prendere le misure veramente del nostro lavoro con le persone che si rivolgono a noi. E purtroppo questo elemento appunto della funzione sociale, anche della portata politica e etica della nostra professione, è qualcosa che si sta andando un po', si sta perdendo. Dobbiamo dircelo, ce lo dicevamo un po' parlandone con Luigi e Matteo poco prima di collegarci, e il libro che Luigi ha scritto, era tanto tempo che Luigi non produceva così tanto, poi dopo si è messo a produrre, ha prodotto questo libro, un altro sulle comunità, sul metodo della comunità terapeutica, e speriamo di presentare anche quello. Ha scritto molto perché questo periodo particolare, questo anno, è un anno quasi un anno e 3 mesi, insomma, che stiamo vivendo, lo ha portato a riflettere e a veramente misurarsi con delle questioni che purtroppo c'erano già anche prima, insomma, diciamo la verità. La pandemia ha solo precipitato, insomma, ha solo reso visibili alcune contraddizioni che stavano esplodendo. Luigi, per esempio, ha parlato in alcuni suoi articoli durante la pandemia di un TSO collettivo, un trattamento sanitario obbligatorio collettivo che all'inizio ci ha fatto provare rabbia, ci ha fatto provare un desiderio di negare. Siamo passati da momenti maniaco-depressivi a momenti rabbiosi, insomma, no? Ma alla fine abbiamo dovuto un po' venire a patti con una situazione che, appunto, all'epoca, quando Luigi ha scritto questo testo, probabilmente non ci rendevamo conto, insomma, che dopo un anno e più ci saremmo trovati ancora in questa situazione, ma probabilmente è una questione che ce la dovremo smazzare per moltissimi anni. Cosa c'entra questo con la funzione sociale dello psicoterapeuta e con questo libro di Luigi D'Elia? C'entra perché la prima cosa, appunto, che questo libro ci fa, per me almeno l'incontro con questo libro mi ha fatto riflettere, è stata proprio la questione del quanto gli psicoterapeuti si ricordano, sono consapevoli della situazione politica e sociale in cui siamo immersi, della situazione politica e sociale che ha determinato la nascita della nostra professione. In fondo, la legge 56-89 è una legge che è una forse delle ultime leggi di quel decennio molto felice, quindicennio molto felice, che ha visto tutte le grandi riforme, no? La legge Basaglia, le conquiste anche civili, l'aborto, il divorzio, l'abolizione delle scuole speciali. Tutta una serie di leggi che nel sociale, leggi che sono molto vicine agli operatori del sociale, che li riguardano da vicino, gli operatori della relazione d'aiuto in generale, ma che nascevano da una dimensione politica, da un afflato di cittadinanza, potremmo dire. C'era un humus culturale, un ambiente sociale che aveva prodotto questi cambiamenti, che avrebbe dovuto in qualche modo sostenerli e custodirli. Insomma, purtroppo questo per tanti tanti motivi non è avvenuto. Molte di queste leggi sono state smantellate pezzo per pezzo da prassi, procedure che alla fine le hanno in qualche modo devitalizzate. In questo senso penso alla legge Basaglia, penso alla legge che ultimamente ha istituito anche l'amministrazione di sostegno. Ma insomma, potremmo parlare di tante riforme che poi dopo si sono trasformate in pratiche proceduralizzate e sono state svuotate. Il libro di Luigi D'Elia si
si punta un po' sulla professione di psicologo e fa tutta una prima parte proprio sulla legge, in particolare su come si parla della psicoterapia nella nostra legge, di come poi dopo la categoria ha costruito appunto le sue procedure, si è dato i suoi sistemi, le sue istituzioni per dare corpo all'articolo 3 della nostra legge e come tutto questo è esitato. Questo è un po' quello che io ho tratto dalla lettura del testo di Luigi, esitato in una relega un po' privatistica dello psicoterapeuta, al quale in fondo gli psicoterapeuti in parte hanno collaborato, hanno colluso, diciamo così, o almeno si sono accomodati in una condizione in cui hanno accettato un po' questa dimensione molto specialistica, peraltro anche molto raffinata, con tantissimi metodi differenti, tantissimi orientamenti, alcuni che appunto nascevano da queste grandi rivoluzioni socio-politiche, culturali, tutto il discorso della fenomenologia. La psicanalisi, insomma, tanti filoni che comunque hanno ancora una loro grandissima vitalità, hanno moltissimo da dire. La prima parte quindi del libro riguarda questa questione di come gli psicoterapeuti si sono, diciamo, messi in questa posizione. Poi c'è tutta una parte dove Luigi ci dà testimonianza della sua clinica nel sociale, di che cosa vuol dire invece essere uno psicoterapeuta che è consapevole della sua posizione sociale, ascolta il disagio che gli viene portato e lo ascolta da una prospettiva di consapevolezza delle dinamiche di potere, delle sofferenze che derivano anche dalle posizioni che le persone occupano nel sociale. Per esempio, lui ci porta un caso di mobbing, ci porta un caso di classico, se vogliamo, di isteria, di difficoltà relazionali, che però vengono inserite nell'idea di femminilità, nella questione del cosiddetto femminismo, o comunque le questioni che riguardano l'emancipazione femminile, il rapporto della donna con la cultura, con il lavoro, la questione del bilanciamento tra famiglia e società. Quindi i casi vengono tutti guardati attraverso questa lente che li situa. C'è un caso anche molto bello di una ragazza che viene dall'est Europa, divisa tra due famiglie. Un caso che sarebbe diventato, se non fosse capitato nello studio di Luigi D'Elia, sarebbe diventato un caso psichiatrico, probabilmente un muto, sarebbe rimasta una ragazza senza parola. Invece, attraverso un ascolto e una tessitura attenta, anche un ascolto della madre, un ascolto dei fratelli, cioè una dimensione che si costruisce, quindi non una terapia familiare, individuale o non delle tecniche, insomma, ma proprio un ascolto che diventa consapevole, sempre più consapevole della cornice anche sociale, dove le persone sono inserite, quindi in quale città. In quali contraddizioni familiari, in quali contraddizioni economiche, quali sono i linguaggi che sono più adatti per avvicinare una persona. Tutto questo è la parte centrale del libro. Poi c'è una parte finale del libro, che è quella che più per me è interessante e che mi piacerebbe appunto dibattere con Matteo, che ha fondato insieme a Luigi D'Elia, ha tentato insomma questa avventura della psicoterapia aperta. Servizio di psicoterapia aperta, che alla fine vuole proprio essere invece una rete di psicoterapia, un insieme di psicoterapeuti che si mettono insieme per offrire un servizio sostenibile, dove però appunto che cos'è la psicoterapia sostenibile? Non è soltanto una psicoterapia offerta a prezzi calmierati. Qui è molto importante questo punto, no? Perché Luigi riflette nel suo libro, dice, ma insomma, tanti psicoterapeuti in fondo a modo loro avevano pensato a offrire delle psicoterapie, per esempio pro bono, oppure a offrire delle psicoterapie a prezzi calmierati. Cioè, esisteva ed esiste negli studi degli psicoterapeuti privati questa possibilità. Ma non è questo che basta, no? Cioè, è comunque indice di una sensibilità dei colleghi a questa problematica. Ma la questione non è tanto questa, e non è solo questa. La questione proprio è quella di
rendersi conto, no, che un certo tipo di cittadinanza non potrà mai permettersi una psicoterapia, e quindi non potrà mai fare quel tipo di esperienza che chi pensa ad una psicoterapia sostenibile vuole offrire, cioè la capacità di restituire alle persone la consapevolezza della loro contrattualità sociale. Quindi la possibilità non di resistere nel senso della resilienza, nel senso di fare dello yoga, farsi andare bene le cose, pensare positivo, insomma, come un pochino è quello che un po' ci trasmettono i media tante volte, insomma, ma proprio quello di invece essere in grado di reinterpretare e comprendere il proprio conflitto, vederlo nelle parti che sono intrapsichiche, personali, familiari, e in quelle che sono anche politiche e sociali. Insomma. Quindi trovare magari il coraggio e la forza di dire no, il coraggio e la forza di allearsi, insomma, di trovare uno sbocco anche politico, insomma, del proprio malessere. Questa è una cosa complessa che per me sarà interessante affrontare con voi, parlare con voi. Recentemente, leggevo che Luigi diceva su Facebook che alla fine lui è deluso da questa esperienza e quindi vorrei capire esattamente che cosa significa se Da ancora quale film? l'esperienza della rete di psicoterapia aperta, tu dicevi, ma in fondo è stata una delusione, no? Penso No, che non è sono un po' deluso ecco. dall'esperienza. No, non sono deluso dall'esperienza di Sio, io sono deluso dal fatto che questa esperienza, come dire, non è diventata istituzionale, ecco, che Sì, cioè come se alla non ha fine tu dici la risposta che ti incontrato. aspettavi. E la risposta è stata dei singoli colleghi che sono diventati quasi 1.400, eh. Cioè, in tutta Italia 1.400, quasi 1.400 colleghi fanno parte della nostra rete, ma sembrano 1.400 monadi che in qualche modo, no, organizzano questo cambiamento delle tariffe per venire incontro, ma è come se non ci fosse stato, come dire, un salto di coscienza, no? Di coscienza politica che ci permetta poi di andare nei tavoli e chiedere, nei tavoli che contano, e chiedere appunto conto di questo impegno. E di questa disponibilità e di questa sussidiarietà che noi abbiamo messo in campo, insomma, questa è la delusione. L'esperienza è tutt'altro che deludente, anzi, è ancora piuttosto esaltante, visto che i numeri continuano a crescere e le richieste della gente continuano ad aumentare. Quindi, cioè, il servizio è oggettivamente utile, cioè indispensabile, direi. Insomma, non sarebbero moltissime persone che sono passando alla psicoterapia aperta. Non sarebbero mai arrivate a chiedere aiuto se non in questo modo. Quindi, insomma, di questo sono contento. Cioè, abbiamo dato la possibilità, forse nei primi 3 anni, forse 6-7 mila persone, di fare qualcosa che non avrebbero mai potuto fare per mancanza di risorse. E di questo io sono piuttosto orgoglioso, devo dire, tutt'altro che deluso. Sono deluso dal fatto che non c'è una risposta istituzionale a questo impegno, capito? E a questa è la mia delusione, no? Poi nello specifico c'è un problema tecnico che non si riusciva a risolvere, insomma. Sì, mi ricordo questo. Appunto, ma è Ecco. come dire che la portata politica di questo progetto, no? Si fa fatica a fare questo secondo passaggio, no? Esatto, si fa fatica a farlo diventare un discorso politico vero, cioè che arriva sui tavoli giusti. Guarda, ti dirò, mi sono arrivate anche telefonate dal tavolo del governo, eh. Pacche sulle spalle, ne ho avute tante, ma insomma, ma niente di concreto, nessuno che si prendesse l'impegno di portare avanti questo discorso, insomma, no? Quindi tanti complimenti, tante pacche sulle spalle, ma purtroppo, no? Stiamo ancora così, sono passati 3 anni. Speriamo che io sono ancora fiducioso che nei prossimi anni qualcosa possa cambiare ancora, naturalmente. Stiamo parlando del progetto Psicoterapia Aperta, di cui fa parte anche Matteo, tra l'altro. Sì, infatti, per quello che dicevo, è interessante adesso sentire anche da lui, no? Perché questo progetto è molto. Per completezza volevo anche parlare degli altri componenti del gruppo, diciamo, Matteo Bessone, Simona Martini, di Milano, tra l'altro, forse la conosci già, poi ci sta Antonella Chippari, Gianluca Benini di Roma e Tiziana Lonigo di Palermo. Quindi è rappresentato tutto, diciamo, la geografia italiana, no? Siamo pochi, però insomma, sono quelli che ci hanno messo più il cuore in questa iniziativa, insomma. E siamo, fra l'altro, costituiti anche come associazione,
Per cui, insomma, siamo ben disposti a crescere su questo versante, a portare avanti il discorso di sussidiarietà intelligente, non buonista. Qui non c'è nulla di buonismo nel nostro intervento, insomma. Comunque, scusa, ti avevo interrotto, volevi stare concludendo, quindi. Sì, no, quella cosa interessante di questo oggetto, adesso sentiamo Matteo che magari ce lo può raccontare nel dettaglio, ma quello che a me ha colpito di questo progetto, che poi è quello che si riporta anche nel testo, no? Che è costruito da un gruppo analista, perché in realtà dentro a questa rete ci sono anche i gruppi, è possibile iscriversi anche come associazioni, cioè è Sì, uno stimolo in fondo a far emergere anche ciò che di valido la categoria produce sui territori, insomma, in termini di servizi, perché appunto Luigi nasce come gruppo analista anche nelle comunità terapeutiche, con tutto il discorso che facciamo anche noi nella nostra rete qui, il centro clinico, l'urgenza psicologica qui a Milano, i nostri servizi di CREA, che è collegato fra l'altro il dottor Cessosimo, dei servizi che noi siamo iscritti al vostro portale. Cioè, siamo nati un po' nello stesso modo, cioè svuotando i manicomi, gli ex manicomi e cominciando a portare le persone sul territorio. Poi le comunità terapeutiche un po' non bastavano più, un po' si stavano rimanicomializzando e quindi sono nate tante altre realtà che hanno cercato di tenere viva questa logica, insomma, di stare nel sociale senza riprodurre degli strumenti che alla fine non permettevano alle persone di ritrovare una loro dimensione, insomma, sociale. Quindi penso che sia interessante che Matteo tu possa anche magari descriverci, no, come è costruito questo discorso degli slot, come è costruito, insomma, il progetto, che alla fine c'è un sito, no, a cui si può accedere, come è costruito, cosa ogni collega ci mette. In questo testo di Luigi ci sono anche proprio tutta una serie di elementi che fanno vedere perché non si svende la professione, perché appunto ogni collega dà una parte del suo tempo per partecipare a questo progetto. Cioè, è costruito in modo da creare diciamo, un contenitore di militanza, in fondo, di militanza per i colleghi che aderiscono a questo progetto. Sì, grazie Anna e buongiorno a tutti. Buonasera a tutte e tutti. Io magari lascerei questa particina più pratica e operativa rispetto al funzionamento del portale per la fine, eventualmente. E magari provo a dare un brevissimo rimando personale ai contenuti del libro di Luigi che tu Anna hai ben evidenziato e provo a fargli qualche domanda così possiamo renderlo vivo questo libro che è vivo anche perché è speriamo il primo di molti altri che contribuisca a creare una comunità consapevole della propria funzione sociale. E tu prima hai detto una parola molto bella. Anna è stato un afflato di cittadinanza. Allora, quello che credo e che anche quello che mi ha spinto a entrare in contatto con Luigi nel momento in cui si stava costituendo il gruppo di lavoro per psicoterapia aperta è proprio questo afflato di cittadinanza. E credo che questo libro sia una chiara espressione e volontà di affermare questa cosa qua. Come Luigi ben scrive, buona parte del peccato originario che come categoria ci tocca scontare deriva dalla legge 56 dell'89, che penso non a caso sia anche l'anno in cui la Thatcher disse che la società non esiste, ma esistono solo gli individui, no? Che dopo tutto è una parte del discorso che Luigi prova a portarci. E ho l'impressione che sia molto importante, nella misura in cui questo discorso che Luigi ci porta, ci possa aiutare a vedere come, al di là del privatismo dentro cui siamo relegati,
a partire da tutti i processi socio-economici che sono avviati dall'89 in avanti, il neoliberismo, a partire dal peccato originario che ha a che fare con l'istituzione della legge che ci istituisce senza gli atti tipici. Il libro di Luigi ci aiuti e ci mette allerta sul fatto che esiste un comune che ci accomuna, esiste un comune su cui possiamo e dobbiamo lavorare. Lui, una delle primissime cose che mi disse Luigi quando ci siamo conosciuti è: Matteo, questo progetto costituisce, e si riferiva a psicoterapia aperta, vuole costituire la linea di demarcazione etica attraverso cui viene definita la professione. Ecco, ora io credo che Luigi sottolinei in maniera molto chiara quanto buona parte di questa appartenenza comune, cittadinanza comune e quindi anche che possibilità di iscriversi all'interno di una società più ampia, che anche fa ammalare, senza dubbio sia alimentata da un po' la natura del nostro lavoro, che è individuale. Ma anche, come dice bene Luigi, da i percorsi formativi, che sono a tutti gli effetti, con tutte le eccezioni, molto spesso dei percorsi che rischiano di creare frammentazione e appartenenze in quella Babele che riprende anche Bifo Berardi nella conclusione, essere quel misto di appartenenze che creano più divisione che non senso di reale colleganza, comunanza e cittadinanza. Questo ho l'impressione che sia un tema molto importante e che credo che il libro di Luigi aiuti in parte a superare, perché dice: questo non vuole essere una nuova specie tecnica di psicoterapia in cui abbiamo tecniche nuove, ma vuole semplicemente essere un'operazione attraverso cui proviamo a guardare in maniera diversa sia quello che facciamo clinicamente, ma anche quello che crediamo essere, vogliamo sia il nostro posto nella società come risposta al suo mandato sociale, al mandato sociale dello psicoterapeuta. E qui vengo alla domanda per lui. Mi domandavo, Luigi, che cosa hai l'impressione che in questo momento manchi e che su cui si possa lavorare per costruire questo afflato di cittadinanza, rinnovarlo e mettere un pochettino di benzina su quel fuoco della cittadinanza comunale? Manca proprio la riflessione sul mandato sociale, cioè manca proprio il pensiero collettivo come categoria del fatto che noi riceviamo, anche se siamo nel nostro studiolo privatistico e abbiamo come committenza il paziente pagante, il singolo paziente pagante, manca l'idea che dentro questo lavoro noi in realtà stiamo esercitando una funzione sociale, appunto, che ha a che fare con un mandato sociale. Cosa ci chiede? Il mandato sociale non è un imperativo che cale dall'alto, eh? È qualcosa che comunque noi interpretiamo continuamente e che cambia continuamente, tra l'altro. No? No, tu hai citato i cambiamenti sociali dall'89 a oggi, ed è vero. Il mandato sociale va comunque riletto, va reinterpretato, come l'analisi di una domanda. No? E noi dobbiamo capire qual è il mandato sociale che ci... ma non lo dobbiamo interpretare in maniera pedissequa. No? Quindi, riflettendo sulla storia dei setting in psicoterapia, no? Ad esempio, potremmo fare un ragionamento così, a spannometrico come cambiano i setting in psicoterapia. Io ho cominciato a scrivere questo libro proprio pensando a questo, pensando al fatto, ma cosa c'è di nuovo? No? A parte le varie tecniche, le varie mode che si susseguono nelle nostre pratiche, che tutti inseguiamo come il Santo Graal a volte, no? Ma cosa sta succedendo di nuovo nella nostra categoria? Quanto effettivamente è stimolante la nostra categoria rispetto a ciò che sta succedendo nel mondo, no? E quindi pensavo, no, la psicanalisi fonda un setting individuale perché in quel momento, no, la modernità portava l'individuo, no?
l'individuo borghese al centro della società, no? Poi arrivano i post freudiani, arriva la Klein che scopre il mondo dei bambini, esiste la soggettività dei bambini, benissimo. Sappiamo che la psicanalisi studia, quindi cambia il setting, cambia l'idea proprio di approcciare la situazione del setting, no? Arrivano gli anni 50-60 e la crisi della famiglia, arriva no, il mondo post bellico con la crisi della famiglia, delle coppie, no? E arriva il setting del relazionale sistemico, no? Per dire. Poi arriva la società postmoderna, allora l'esplosione dei cognitivismi e di tutte le pratiche in qualche modo performative, no? Non soltanto i coach, i chancellor e quant'altro, no? Cosa sta succedendo nella società per cui noi dobbiamo essere costretti a rivedere il nostro mandato sociale, no? Che cosa sta cambiando? No? Io dedico un paragrafo intero a questa riflessione, no? Tutte le cose che sono cambiate negli ultimi 20 anni sono cose clamorosamente enormi e clamorosamente veloci. Per cui ciò che sta cambiando non dentro le nostre pratiche, sta cambiando fuori, nel mondo. E allora noi dobbiamo in qualche modo dobbiamo sollevare la testa e guardare quello che sta succedendo fuori. E quello che sta succedendo fuori sta succedendo anche dentro. La pandemia è un fenomeno psicosociale di grandissima rilevanza perché ci dimostra esattamente questa situazione qui. Quello che sta succedendo fuori sta succedendo a ciascuno di noi in termini di potentissime forze depressogene, no? Prima si parlava del collega che parlava del languidità, il collega americano che parlava di languish, di languore, di languidità. Io aggiungerei torpore, aggiungerei narcosi, aggiungerei depressione, disperazione, suicidi che sono aumentati, situazioni disperanti. Poi ogni società ha avuto il suo lockdown. Noi non abbiamo avuto il lockdown americano, che è stato più leggero. Abbiamo avuto un lockdown durissimo. Che cosa succederà nella testa dei ragazzi, dei bambini a seguito di questo? Cioè, allora, i fenomeni sociali sono talmente interconnessi, talmente intrinsechi alla vita dell'individuo che è impossibile creare degli spartiacque così forti. Dobbiamo addestrarci a leggere i fenomeni che si spostano dal piano individuale al piano sociale. Quindi dobbiamo anche essere in grado di leggere il mandato sociale e politico. Saperlo anche anticipare, se vogliamo, saperlo anche in qualche modo, non dico cavalcare, ma come posso dire, legge a nostro favore, no? Io seguo con molta attenzione la fatica che sta facendo il nostro ordine nazionale nell'accreditarsi politica, no? Però vedo anche che c'è una sordità dall'altra parte che è spaventosa, no? Quindi non ho molta fiducia che il mentale possa essere oggetto di ragionamenti politici. Ma questa è una nostra responsabilità. Sì, su questo Luigi ti posso interrompere. Perché nel bene e nel male questa pandemia ha riportato il tema della salute mentale, ha portato dopo tanti anni, no? Al centro del dibattito pubblico. Relativa, più di quanto non fosse prima della pandemia, no? Allora, però ho l'impressione che quando si parla di salute mentale, tu lo dici molto bene nel libro, dobbiamo essere epistemologicamente attenti, perché ci sono campi del sapere e dimensioni dell'esistenza e fenomeni che sono su livelli diversi ed è essere molto consapevoli sul livello di analisi su cui siamo per provare ad usare strumenti più integrati possibili. Perfetto. E allora, io mi domandavo questa cosa qua, cioè quanto tu hai l'impressione che sia possibile lavorare sulla funzione sociale della psicoterapia limitandosi all'ambito clinico? Cioè, senza dubbio, data una funzione sociale, consapevoli di questa,
forti di questa, le nostre pratiche cliniche a livello individuale sicuramente si arricchiranno e saranno più integrate. Avremo realmente la possibilità di vedere la realtà materiale e il mondo dentro l'individuo e tutto l'insieme delle componenti che lo compone attraverso il prisma che emette i suoi bisogni che ci arrivano nello studio. Però mi domandavo un'altra cosa, cioè hai l'impressione che si possa giocare solo in questo campo? Questo libro non l'avrei mai potuto scrivere se non avessi avuto 20 anni di lavoro nelle strutture intermedie in psichiatria, cioè, se non avessi fatto la praticaccia, la gavetta dura di chi ha lavorato per tanto tempo, non come psicologo all'inizio, ma come operatore semplice, eccetera, H24 con gruppi grandi anche di pazienti psichiatrici, no? in situazioni di assetto variabile totalmente folli in alcune situazioni. No? Il film, cioè quel famoso film con Si può fare, no? Che dà un'idea di cosa è stato la nostra quotidianità per 20 anni, insomma, no? Cioè, quindi è impensabile per me, il concetto di psicoterapia va allargato, non c'è dubbio. Cos'è psicoterapia? Cioè, psicoterapia, poi lo dico, lo provo anche a ridefinire nel libro questo discorso, no? Anche in maniera più formale possibile, no? Però per quanto si possa formalizzare, il concetto qual è? Quello che, come dire, la vita sociale dell'individuo, la vita familiare dell'individuo, la vita quotidiana dell'individuo, quindi la sua quotidianità, il suo modo di stare nel mondo, con se stesso e con gli altri, con gli oggetti della sua vita, quelli fanno parte assolutamente del nostro mansionario. Non dobbiamo pensare che siano, cioè, io non riesco a trovare una differenza sostanziale tra riabilitare e sostenere e fare psicoterapia. Francamente, questo è molto importante. Nella mia esperienza questa cosa, Anna, non riesco proprio a capirla, ed è il motivo per cui io poi nella mia pratica clinica da professionista privato agisco sulla scorta dell'esperienza delle comunità, fondamentalmente. Quella è stata la mia vera scuola. La mia vera scuola è stata la scuola delle comunità, dove avevamo un supervisore illuminato come Corrado Contalti, che ci ha aiutato ad aprirci al mondo delle famiglie, a lavorare con le famiglie, capire qual è il campo sociopsichico, quindi qual è il sistema, io chiamo il sistema paziente nel libro, no? Arriva una persona che in realtà ha dentro di sé, dietro di sé, mille domande, mille scenari, mille storie. Noi dobbiamo essere lì a cercare di raccogliere queste storie nel modo più competente e metodologicamente efficace possibile, no? E su questo mi soffermo nel libro, perché se devo dire una caratteristica che mi è piaciuta del mio libro, altre cose un po' meno, è il fatto che riesco a mantenere un equilibrio tra parte, diciamo, teorica e parte clinica, in cui provo a mostrare praticamente come pensa uno psicologo che ha un'esperienza radicata nel sociale. Quindi sono d'accordo con te. Allora, non è soltanto allargare il concetto di psicoterapia, ma anche pensare che l'azione sociale è psicoterapia, l'ambiente, no? Infatti, ho scritto anche quest'altro libro, che è l'ambiente di comunità, in cui il soggetto curante non è il terapeuta, ma è l'ambiente. Cioè, è l'ingegneria che lo psicologo utilizza nel costruire l'ambiente terapeutico. Fa l'ingegneria proprio, il pensiero sull'organizzazione. E Luigi, com'è possibile prendersi cura dell'ambiente, dentro cui gli individui stanno, che gli individui costituiscono? Tu lo convochi nel setting continuamente. Prima ti davo Corrado Contatti. Corrado Contatti ama dire sempre che la domanda più importante non è la prima, non è la seconda, non è neanche la terza, ma è la quarta domanda. Cioè, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che, cioè, per capire la situazione di un paziente, non, cioè, devi proprio entrare nel suo mondo, devi capire dove abita, che oggetti osserva, che cosa osserva fuori dalla finestra, con chi ha a che fare, con chi. Cioè, la quarta domanda è quella domanda che non fa nessuno. Cioè, la domanda è
che entra nella quotidianità reale e concreta del paziente. Questo è uno dei tanti insegnamenti che sia l'esperienza delle comunità, sia l'esperienza diciamo clinica mia, mi ha accompagnato in questi anni, insomma, no? Cioè, è importante capire appunto attraverso l'approccio clinico, no? In che modo si articolano i campi multipersonali, in che modo si articola i piani dell'intervento che intendo fare, no? La scelta strategica del piano che preferisco di volta in volta, il modo in cui visualizzo il campo psicologico, storico e genealogico di quella persona, quindi lavora anche con degli strumenti noti, no? Come la genealogia, gli strumenti che hanno le psicoterapie più sociali che ci abbiamo, no? Quindi la carta di rete per quanto riguarda la group analysis, tutti gli strumenti della genealogia dell'esperienza nazionale sistemica, e poi saper in qualche modo visualizzare gli inciampi e i traumi non elaborati di una storia. Questo è l'arte, no? Luigi, scusami se posso interromperti, perché mi domandavo, perché qui siamo di nuovo dentro la clinica, no? Beh, sì, bisogna tornare nella clinica, perché... Cioè, bisogna, no? Tornare per la clinica arricchiti, però ho l'impressione che... forse una parte della mancanza di consapevolezza della nostra funzione sociale è anche legata al fatto che mancano spazi di aggregazione e comunità che anche a partire dall'esperienza clinica o socializzando l'esperienza clinica possano costruire spazi di cittadinanza nuovi che possano incidere sull'ambiente materiale e reale, quindi non dico la rappresentazione dell'ambiente che gli individui hanno, ma proprio sulla realtà, sui processi storici e sociali in atto, in essere. E allora mi domandavo, e forse psicoterapia aperta, no, rispetto al primissimo commento che hai fatto, voleva essere un pochettino anche quello. Cioè una comunità anche professionale che potesse in qualche modo esercitare un impatto reale sull'insieme di forze che governano il reale storico là fuori, ecco, e poter... In questo io mi aggancio a questo, Luca, scusami, sì Luca e anche Luigi, per dirti appunto, io pensavo a questo quando parlavo all'inizio della delusione, lo so anch'io che la tua delusione è legata soprattutto alla risposta politica, che alla fine un sacco di pacche sulle spalle e poi non arriva niente, che poi è un po' quello che abbiamo visto anche durante la pandemia, no? Il Consiglio Nazionale subito tutte le psicoterapie gratis, diamo lo psicologo gratis e tutti va bene, cioè che appunto il discorso della sostenibilità, dell'economicità, non è tanto facile passare per quel pertugio lì, no? Però appunto quello che ti volevo dire, questa delusione, quello che diceva adesso anche Matteo, no? Cioè, tu dici giustamente, è soprattutto l'organizzazione, il clima. Tu per esempio quando parlavi della comunità dicevi è il clima, eccetera. Ma allora io ti dico, ma come lavoriamo? Questa enorme rete di 1200 colleghi che sono iscritti al portale e ci sono anche le associazioni. Qui è collegato Giuseppe Cersosimo, Luca Negrogno, che sono persone che attraverso altre reti, eccetera, noi conosciamo e che lavoriamo e siamo militanti e veniamo tutti un po' dal discorso basagliano e quindi abbiamo presenti queste cose. Ma dico, ma come noi lavoriamo su questo clima? Esiste un gruppo, esiste una gruppalità in questi 1200, 1400 colleghi? Stiamo riuscendo? Cioè, perché la politica ci delude? C'è qualcosa che dipende anche da noi, dalla nostra capacità di lavorare su questo, su questa comunità? Questa comunità noi la stiamo creando? Cosa possiamo fare per fare di più? Questo penso che sia la questione di Matteo, non so se... Sì, beh certo. Beh, noi, grazie, assolutamente. Se abbiamo un'impostazione privatistica è perché comunque ci viene insegnata nelle scuole, cioè perché questo è il mandato che noi abbiamo dalle scuole, non dalla società. Le scuole di specializzazione ci indicano che il nostro futuro, il nostro destino non è quello di lavorare nel sociale, no? Ma è quello di lavorare nei nostri studi privati. Quindi no, allora, a partire da questo è chiaro che noi perdiamo
di vista ogni forma di comunità, di collaborazione. La mia storia professionale è una storia di appartenenza a 10 gruppi, 20 gruppi, adesso non li conto più, no? Di situazioni, istituzioni, passaggi, contropassaggi, cioè a un certo punto mi sono anche stancato, ho detto basta, no? Anche perché mi rendevo conto che col passare del tempo le nuove generazioni erano sempre meno avvezze a fare comunità, sempre meno avvezze. Le comunità diventavano comunità di fratelli ostili, di fratelli invidiosi, di fratelli che si fanno la guerra, insomma, sorelle soprattutto, sorelle e fratelli, diciamo. Per cui anche lì ho fatto un passo indietro, perché chiaramente, insomma, il concetto di comunità è completamente disperso, no? Nonostante tutto quello che noi poi abbiamo fatto anche nella politica professionale, no? Perché anche quello è stato un lavoro di ricambio generazionale che è stato utile, però anche quello si è fermato, sostanzialmente non ha costruito, no, l'idea di comunità che noi avevamo, che almeno che io avevo in testa, insomma, no? Per cui è perfettamente ragione, cioè senza una comunità coesa, forte, cosciente, politicamente forte, politicamente cosciente, come facciamo a interloquire con la politica? Cioè, ma con quali risultati poi? Cioè, nel senso che poi noi dobbiamo anche portare dei risultati, no? Nel senso, non dobbiamo portare soltanto il fatto che ci sentiamo tanto, tanto bravi ed efficaci, ma ce lo diciamo solo fra di noi, no? Cioè, dobbiamo anche portare dei risultati. Io credo che questo sia un passaggio anche importante, no? Che riguarda il discorso sul mandato sociale. Il mandato sociale è intercettare il malessere, essere presenti sul malessere, ma anche saper dare delle risposte su questo malessere, che sono anche scomode, che sono anche politicamente scomode, perché dobbiamo cominciare a diventare un po' scomodi, secondo me. Siamo stati un po' troppo comodi e accomodanti, l'hai detto molto bene Anna all'inizio, sono d'accordissimo, troppo comodi, troppo accomodanti, troppo collusi con l'andamento delle cose, troppo lì aspettare che qualcuno ci illuminasse, ci istruisse, ci governasse, ci desse da mangiare. E invece avevamo tutta la possibilità di stare a contatto con la sofferenza reale delle persone, che però progressivamente si allontanava, perché man mano che aumentavamo le tariffe noi la sofferenza non la vedevamo più. E su questo Matteo ha scritto un bellissimo articolo nel mio libro, insomma, in cui sottolinea che c'è un rapporto diretto tra povertà e sofferenza. Questo, vabbè, lo sappiamo tutti, però insomma i numeri sono clamorosi. No. Sembra una banalità la palissiana, ma invece bisogna andarlo a ricordare ai colleghi. Dobbiamo ricordarcelo ogni tanto, dobbiamo saperlo, ricordarcelo. Io il problema che pongo rispetto alla psicoterapia aperta il problema etico di fondo. Qual è, secondo me? Lo sintetizzo. Una scienza è una pratica che deriva da una scienza che si occupa di una fetta di popolazione. Corrisponde più o meno al 20-30%, è una scienza destinata a morire, perché è una scienza di elite, è la scienza di quelli che sanno bene, che possono pagare. Noi quindi rendiamo invisibili il 70% del mondo, e che è una scienza che rende invisibile il 70% del mondo, che scienza è? Una scienza che è morta, è già morta. Quindi per questo noi dobbiamo occuparci anche delle persone che non possono pagare, perché è su quello che noi costruiamo anche la nostra idea di benessere, naturalmente. Non so se siete d'accordo. Assolutamente. E tra l'altro è curioso che questa roba qua, che tu dicevi, ci dobbiamo ricordare una banalità, che però molto spesso, per come siamo abituati a lavorare, a stare, a vivere anche la nostra professione, e cioè che il fatto che la povertà faccia male alla salute mentale, faccia soffrire, ecco, il nostro setting molto spesso ci aiuta molto a tutelarci da questa roba qua, e per cui molto spesso finisce per diventare una resistenza, una mancanza di motivazione, che stranamente smette di essere tale nel momento in cui entrano in campo i voucher psicologici, che uniscono tutti e rendono... sdoganano l'idea che le famiglie più svantaggiate possono avere un reale bisogno di psicoterapia, un reale bisogno anche di, non esclusivamente di, ma anche di un supporto
psicologico, se vuoi chiamare. Però il telefono che fu fatto all'inizio della pandemia, organizzato a un certo punto dal ministro della sanità, ebbe migliaia di richieste, no? Migliaia. Cioè, quello è già un esempio di quello che stai dicendo tu. Cioè, non, abbiamo prove e controprove del fatto che la domanda di sofferenza è totalmente non intercettata. Noi sì, io, rispetto a questa roba qua, però, che tipo di soluzioni credi si possano dare? Perché io il trend è quello di un progressivo definanziamento del sistema sanitario nazionale, con la naturale conseguenza che ci sono. Creiamo noi stessi psicoterapeuti, molto spesso pazienti gravi che vanno al sistema sanitario nazionale con le cure appropriate, come possono essere nel sistema sanitario nazionale, e una quota del tutto minoritaria di pazienti con disturbi o sofferenze meno gravi, creando questa divisione tra pazienti gravi e pazienti non gravi, che in realtà non si capisce tanto bene dove si c'è. Dobbiamo cominciare a occuparci del territorio, dovremmo cominciare a fare psicoterapia di territorio. Quello che manca anche nella sanità italiana a livello di medicina, dobbiamo ricominciare a stare sul territorio e fare psicoterapia di territorio. Questo credo che sia la risposta alla tua domanda. In che modo possiamo occupare? Beh, stare ancora, cioè portare avanti il discorso di psicoterapia aperta, cioè spostarci nei nostri studi e andare verso le problematiche emergenti, dove ci sono i problemi, non accettarli. Scusami, provo ad arrivare alla fine della domanda, è veramente arrivata. Cioè, hai l'impressione che questa cosa qui possa accadere senza un confronto anche conflittuale con la psichiatria? Ma no, gli psichiatri possono essere dei nostri amici in questo. Perché pensare che lo psichiatra debba... Ci sono tanti psichiatri che la pensano esattamente come noi. Naturalmente possiamo essere alleati solo con loro, non con quelli non con altro tipo di psichiatria, no? Ma la psichiatria è ciò che ci ha insegnato l'intervento territoriale, mica la psicoterapia ci ha insegnato l'intervento territoriale. Mi riferivo alla legge Cancrini, mi riferivo a tutti gli ostracismi legati allo psicologo di base. Ma quelli sono problemi politici di altra natura. In realtà lo psichiatra con cui tu collabori non può non essere d'accordo con te su questo tipo di intervento, si diverte pure a fare questo. I psichiatri si annoiano a morte con questa notizia. I psichiatri nel 90% dei casi fanno una professione di cui si annoiano a morte. Non vedo l'ora di fare qualcosa di diverso, di nuovo, di più impegnativo. Almeno nella mia esperienza è così. Ti assicuro che i psichiatri si divertono a fare la psichiatria di territorio. E forse dovremmo inventarci anche noi una psicoterapia di territorio, no? Qualcosa che abbia a che fare con interventi sociali, di gruppo, familiari, consulenziali, di sostegno, di animazione, di cittadinanza attiva. Cioè, ce ne possono essere tante le forme che possono essere al confine, naturalmente, no? Delle nostre pratiche, dei nostri saperi. Qual è stata l'esperienza più vicina a questa roba che stai dicendo, nella tua esperienza? Beh, tutto quello che è successo con la comunità, la comunità che abbiamo fondato con Marino e altri colleghi nel 99, quella comunità Passaggi, insomma, è stata un'esperienza molto viva, molto, molto ricca, molto partecipata. Quindi quella è stata una bella... Ma ci sono dei colleghi che vorrebbero intervenire. Allora, intanto vi leggo un paio di domande che adesso vedo, e poi vedo se riesco a dare la parola al dottor Cersosimo e anche a Luca Negrogno che hanno alzato la mano. Un attimo solo, che intanto dico una domanda di Luciano Moro. Luciano. Allora, malessere sociale e sofferenza personale. Luigi, forse puoi cercare meglio definire la responsabilità del terapeuta. Cos'è? E dare significato a questa articolazione. Quali sono i processi di soggettivazione possibili nell'attuale frammentazione di isolamento in cui siamo costretti a vivere?
ad esempio la poca possibilità di costruire dei setting gruppali. Come mai in Italia nel curriculum degli psicologi non c'è in genere nessun rimando alla metodologia della ricerca sociale, dell'intervento psicosociale? In alcuni paesi, dice un altro collega, come l'Argentina, la psicologia e la psicoterapia da sempre hanno una funzione sociale. Infatti, lo so bene questo. Beh, ma infatti anche Luciano mi pare che abbia origine anche lui, non argentina, mi sembra di ricordare. Beh, sì, infatti non c'è. Allora, lo dicevo prima, ho la sensazione che gli psicologi debbano essere più consapevoli della loro funzione intermediaria, no? Come dire, tra sviluppo dell'età evolutiva e vita extrafamiliare, no? Questo passaggio non è più pensato, non è più mediato, non è più assistito da nessuno nella nostra società, nella nostra politica. Lo psicologo è l'unico che potrebbe in qualche modo accompagnare questo processo attraverso l'istituzione di dispositivi che sono di tipo gruppale, comunitario, no? No? E quindi rispondo anche al discorso che faceva prima Matteo. È la mancanza di strutture intermedie sociali, quello che in realtà fa del nostro lavoro, potrebbe fare del nostro lavoro un lavoro veramente rivoluzionario in senso positivo, no? Abbiamo come dire, un repertorio, uno strumentario, no? Talmente ampio da questo punto di vista che potremmo veramente rispondere a tantissimi bisogni di natura sociale, andando poi fondamentalmente a costruire e a impattare tutte le sintomatologie che sono tipiche proprio di questa epoca storica, no? Che sono figlie di questa epoca storica, che sono diretta conseguenza, diretta emanazione di questa epoca storica. Quindi i processi di soggettivazione sono solamente dentro processi di gruppalità, solamente dentro comunità. Ma la comunità è evaporata negli ultimi 20 anni, nella vita dei ragazzi, dei bambini, degli adolescenti. La comunità come realtà strutturata e continua nel tempo non esiste più, esistono 100 piccole comunità frammentate fra di loro che non comunicano, che non costruiscono dentro la mente dei bambini e dei ragazzi situazioni di identità e di appartenenza di comunità. La psicoterapia si deve porre questo problema, secondo me. E questi sono i processi di soggettivizzazione, dal mio punto di vista. Perché Adesso naturalmente ti chiedo se riesco a darle la parola. Prego, Scusami. No, prego. vedo se riesco a dare la parola a Giuseppe Cersosimo. Vediamo un po' se riusciamo. Lui dovrebbe riuscire a parlare col microfono. Vai, Giuseppe. Buonasera, mi sentite? Sì, ti Sì. sentiamo benissimo. Beh, intanto grazie di avermi dato questa possibilità di intervenire. E soprattutto volevo ringraziare Luigi, Matteo e gli autori di questo libro perché finalmente qualcuno si è preso la briga di dire un po' le cose come stanno, secondo me, perlomeno nel nostro ambito professionale da tanto tempo. Questa sera è stato un continuo rispecchiamento, ovviamente mi sono ritrovato tantissimo nelle storie raccontate da Luigi e da Matteo. Più o meno il mio percorso esperienziale è stato lo stesso, identico, a partire da quando ero studente all'Università di Roma, che viveva quotidianamente la formulazione di quella che sembrava la legge che avrebbe cambiato la storia della psicologia. Onestamente, devo dire la verità, non è andata proprio così, anzi. Forse le cose sono un po' peggiorate. Prima forse c'era molta più libertà di fare delle cose rispetto ad oggi, dove lavorando proprio nell'ambito più istituzionale si capisce che hai talmente tanti paletti che fai una fatica enorme a fare psicologia, no? Non tanto perché gli psichiatri te lo impediscono, ma figurati, sono d'accordo con Luigi, è molto divertente lavorare con alcuni medici. È meno divertente lavorare con i medici che fanno il servizio istituzionale. Questa è un'altra storia. Ma perché non c'è nessuna istituzione che fa veramente salute mentale? Tutto il resto, è un'altra cosa. Io non ce l'ho neanche con i governi, ma non mi aspettavo che da questo governo venisse e da questa grande esperienza
dell'emergenza sanitaria venisse fuori qualcosa di veramente nuovo. Il nostro servizio di urgenza psicologica aveva già 7 anni quando sono nati i primi telefoni di ascolto e pronto intervento per il disagio pandemico. Non è quello il punto, secondo me è un po' colpa nostra, sono d'accordo su questo. Abbiamo lasciato da una parte che la sanità, la medicina, ma in generale questo ambito sanitario si occupasse del benessere psicologico, no? Della vita delle persone. L'abbiamo proprio lasciato fare e dall'altra parte soprattutto abbiamo colluso con la privatizzazione della nostra professione con un principio incredibile, cioè quello che la salute e il benessere delle persone potesse essere soddisfatto dalla ricchezza finanziaria, sostanzialmente. Io più sono ricco, più mi posso permettere di andare dallo psicoterapeuta, dallo specialista neurologo, da quello che mi serve, no? E il servizio sanitario contava 2 di picche. Okay? Era relegato alle persone che non si potevano permettere tutti questi servizi ultra costosi. In realtà stiamo vivendo, secondo me, una situazione anche molto paradossale. Adesso si sta addirittura parlando di laurea abilitante, no? Ma noi viviamo un paradosso. Lo psicologo che lavoro fa? Cioè, il giorno dopo che tu esci dall'università laureato e forse anche abilitato, che cosa fai? Psicoterapia? Non è possibile, perché devi fare ulteriori 4 anni di specializzazione e poi dichiararti psicoterapeuta. Quindi, è da tanto tempo che sto cercando di combattere le stesse guerre di Luigi e dei suoi colleghi per far capire anche ai colleghi che c'è veramente tanto da fare, come psicologi. Lasciamo perdere, io abbandonerei anche il termine psicoterapia, comincerei veramente a parlare di psicologia, punto e basta. Facciamo psicologia, che non è solo quella, anzi, quella degli studi è come vuole anche la legge, è una specializzazione, cioè qualcosa di particolare rispetto a tutto l'ambito psicologico che è enorme, che comprende tutto quel 70% di persone che non afferiscono agli studi privati e che comunque stanno male, perché noi che lavoriamo nelle istituzioni e più o meno tutti qua dentro lo sappiamo che c'è un sacco di gente che sta male e sta veramente male, e non è solo il paziente che ti viene, ti chiama e viene nel tuo studio, ma è la famiglia, il vicinato, la scuola, il lavoro, tutti quelli coinvolti nel suo disagio. Allora, forse non possiamo chiedere al governo di fare qualcosa che non è concepibile. Prendo altri 30 secondi per raccontare una cosa molto rapida. Ad agosto, quindi in tempi dell'anno scorso, in tempi un po' meno sospetti, sono stato chiamato a far parte di una commissione che doveva studiare il piano emergenziale per la futura seconda ondata della pandemia nella zona di Monza. E la soluzione alla sensibilità che comunque c'era del disagio mentale che stavano provando i cittadini in quei mesi è stata assumere assistenti sociali. Non è una fesseria, è addirittura una derivazione dell'indirizzo governativo, cioè ci sono delle linee guida e dei provvedimenti del governo su questo punto. Faccio una proporzione: su 20 posti per assistenti sociali ne hanno bandito 1,5 per psicologi, questa è la proporzione. E non è che sia sbagliato di per sé questo aspetto qui, ma effettivamente noi che cosa abbiamo fatto per farci sentire? Forse non dovremmo farci, forse non dovremmo farci sentire noi, dovrebbero parlare i nostri pazienti per noi, dovrebbero raccontare loro le loro storie, parlare molto meno noi e invitare i nostri pazienti a parlare di quello che succede. Scusate e vi ringrazio. No, grazie a te Giuseppe. La proporzione di assistenti sociali e psicologi racconta di come in realtà lo psicologo non venga percepito come un operatore della salute mentale oppure qualcuno utile socialmente, ma come qualcuno appunto che aspetta il paziente nel suo studio. Buonanotte. Esatto.
la sensibilità sociale viene vissuta come qualcuno che va a casa delle persone, no? E quindi incontra la società. Lo psicologo non nel vissuto, nella percezione, non incontra la società. Questo è il vulnus grave che noi abbiamo, secondo me. Proprio è uno dei peccati originari, anche che si rimanda sempre alla famosa legge 5689, che va, dal mio punto di vista, riformata, proprio rivoltata con calzino. Però, vabbè, qui il discorso si amplia veramente, veramente tanto. Comunque, sì, sono d'accordo con il tuo intervento. Grazie, Giuseppe. Lo psicologo non è visto come un operatore che incide... Che incide nel benessere. È evidente, no? Cioè, è qualcuno che risponde, no? Lo psicologo nella scuola, chi, no? Cioè, com'è vissuto? Come lo psicologo nelle ASL, com'è vissuto? Capito? Sì, cioè, diciamo, è quello che mette a posto, oggi come oggi, insomma, no? Si occupa dei DSA, delle cose, cioè, è quello che aggiusta. Una figura tecnica. Sì. Io lo chiamo il cerottino, no? Il cerottino, no? Lo psicologo potrebbe avere, da una parte c'è come strumento il cerottino, e dall'altra parte c'è un repertorio rivoluzionario. Adesso... Non voglio paragonarmi a quel famoso libro degli anni 70, per me importantissimo, come seminale, che è stato l'Antiedipo, in cui fondamentalmente si denunciava il fatto che la psicanalisi avesse in qualche modo tradito la sua come dire, iniziale forma rivoluzionaria, no? Di cambiamento politico e sociale, no? e veniva messa in crisi in quel libro in maniera così profonda. Io penso che noi dobbiamo ripartire dalla consapevolezza che siamo potenzialmente portatori di saperi rivoluzionari, perché siamo dalla parte del benessere, cioè siamo dalla parte delle persone che soffrono, quindi siamo dalla parte delle persone che vogliono star bene. E se stiamo da quella parte lì, non possiamo stare dall'altra parte. È una scelta di campo, una scelta politica. E questo è uno dei motivi per cui anche scrivo questo libro. Stare dalla parte del benessere significa prendere delle posizioni radicali che non possono essere semplici e comode, purtroppo. Questa è la mia opinione, quindi sono d'accordo con voi. Beh, del resto l'esperienza di Basaglia questa è stata. Noi dobbiamo essere debitori di questa esperienza, cioè dobbiamo capire che uno che è riuscito a cambiare, poi è riuscito anche a livello di legge a modificare radicalmente in parte la mentalità di molti operatori, perché ha fatto una battaglia che non era comoda, era molto scomoda, dicendo cose molto scomode. Ha aperto gli occhi, ha fatto aprire gli occhi su cose che erano sotto gli occhi di tutti, peraltro, no? Come un po' come quello che hai fatto tu, Matteo, dicendoci appunto che alla fine non c'è una scienza che si possa occupare del 30%, ci sono delle cose che alla fine sono sotto gli occhi di tutti, ma noi non le vediamo, no? Non le vediamo più. Esatto, e noi siamo abituati a pensare che invece ci dobbiamo occupare di quel 30% lì, cioè ci hanno educato come polli di allevamento, usare di biologia alla Gaber, ci hanno educato a pensare che noi ci dobbiamo occupare solo di quelli e che quelli sono i nostri committenti e il mandato sociale deriva da loro. È una grande cazzata, non è così, e la pandemia sta svelando per fortuna questo inganno di cui siamo vittime dall'origine della nostra professione, no? È un inganno. Anna, Anna prima ha usato un po' di volte una parola che è forte, no? E in questi tempi forse spaventa un pochettino, e forse anche che militanza. Io ho l'impressione che mentre noi stiamo parlando siamo perennemente su un crinale in cui gli aspetti professionali con gli aspetti più politici declinabili necessariamente sotto forma di qualcosa che non è remunerato, che è, se vogliamo, un impegno, l'engagement, ecco, questi due aspetti sono sempre un po'
su un crinale in cui è molto difficile. Da poco ho avuto la fortuna di parlare con una con un politico che si occupa di salute mentale. E il suo sguardo, anzi le sue parole, erano molto chiare rispetto a questa faccenda qui. Cioè, non è mai chiaro quello che voi, e quando diceva voi si riferiva a noi in quanto psicologi, e qui riprendo le parole, quello che diceva prima Giuseppe, cioè io ho l'impressione che sia anche responsabilità nostra, tanto A responsabilità voglia. nostra, e senza adesso per questo biasimarci e stare qui a parlare No, solo del no. male, però penso che sia importante vederlo per provare a liberarsene anche. Sia molto difficile riuscire a capire che cosa di quello che ci muove e se la direzione in cui vogliamo andare sia un qualcosa che attiene col nostro personale lavoro e interessi corporativistici o meno. E questa è l'impressione che sia dirimente, perché tu, Luigi, hai ragione. Noi siamo dalla parte del benessere dei cittadini, dovremmo esserlo, però questa roba qua forse non traspare. No, 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 Forse hai ragione tu. lo siamo troppo poco, no, adesso sto inventando, cioè non ho più pallida idea. Per questo io dicevo, ho l'impressione che per essere politicamente, socialmente istituzionalizzati in quanto soggetti con una funzione sociale, non si possa immaginarci fuori dal Servizio Sanitario Nazionale. Anche se poi non è il bisogno, il desiderio di ciascuno di noi di andarci a lavorare, ma ho l'impressione che da lì bisogna passare. E io, quando prima mi riferivo al conflitto con la psichiatria, non mi riferivo al conflitto con lo psichiatra, assolutamente. Mi riferivo al Ah. fatto che poter presidiare quella funzione sociale che è per definizione una funzione pubblica, che per definizione non può che essere assolta pienamente da un'istituzione pubblica, per quanto possa essere socializzata, si possano creare comunità, così come è stato durante la pandemia, co comunità di supporto, co comunità che si uniscono attorno ai bisogni di cittadini, comunità di cura, di servizi, ma anche di rivendicazione. Ecco, ho l'impressione che sia molto difficile per noi essere chiari laddove le nostre spinte vanno verso una maggiore occupazione, peraltro legittimo, oppure verso un maggiore reale tutela della salute dei cittadini, che sono cose diverse. Hai perfettamente ragione. Purtroppo le politiche corporativistiche naturalmente vanno nella prima direzione e la seconda direzione tendono in qualche modo, cioè è un'area cieca. Ecco, tu hai parlato di un'area cieca, cioè il fatto che effettivamente noi sulla carta saremmo quella figura sistemica in grado di presidiare, no? I confini sociali in cui si esprimono i malesseri, no? Nelle scuole, nelle istituzioni, nelle famiglie, eccetera, eccetera, no? Solo che non veniamo percepiti come tali perché in realtà non ci stiamo lì. Cioè, ci stiamo, ma ci stiamo un po' silenziosamente, un po', no? Quasi come dei parvenu, come dei passanti, che io un passo, scusate, forse posso dire anch'io la mia opinione, no? Cioè, non abbiamo ancora una struttura, un coraggio di diventare, ma infatti. La questione, quando io nel mio libro dico che il mandato sociale interroga tutti, cioè indipendentemente dal ruolo che tu hai nel servizio pubblico come professionista privato, tu comunque, anche se sei un professionista privato, stai esercitando una funzione pubblica. Questa roba qui non è così scontata nella testa dei colleghi, soprattutto giovani, no? Capito? Io sto nel mio privato, faccio quello che voglio, non devo rispondere a nessuno, al limite devo fare il consenso informato e quindi così mi lavo un po' le mani rispetto a... No? Cioè, queste sono cavolate. Cominciare a pensare che anche chi fa il lavoro privato esercita una funzione pubblica e svolge una funzione pubblica per mille ragioni che io descrivo poi nella prima parte del libro. No? E tu spieghi Fondamentale. bene, per esempio, Luigi, quando fai il decalogo anche un po', no? Di quello che lo psicoterapeuta deve essere, deve sapere, no? Tutto il discorso dell'umiltà,
che ogni paziente è il primo, e poi a un certo punto non bisogna fare i maestrini, no? Adesso questa cosa qua, per esempio, no? Di far sentire l'altro sbagliato, allora ti dico come devi essere, come devi fare, c'è tutta una serie di questioni dove tu entri bene in quella che è questa clinica privatistica, no? Che alla fine Alla fine diventa un po' confessionale. Cioè, alla fine, volendo o nolendo, tutti noi diventiamo come dei confessori privati, di persone che si possono permettere questo lusso, no? Capito? Allora, questa funzione qui non ha nessuna utilità pubblica. E comincio a sospettare che non abbia nemmeno nessuna utilità privata, francamente. Quindi, Guarda, è molto rivoluzionario questo, Luigi. Bisogna dirle queste cose. le dico, mi prendo la I responsabilità giovani. di dirle. Cioè, ma l'importante è che i nuovi colleghi che stanno uscendo adesso dalla formazione abbiano qualche infarinatura di questa cosa. Cioè, allora, io ho 57 anni, insomma, c'è cioè qualche aria basagliana l'ho respirata e l'ho vissuta e l'ho messa in pratica. Ma io vedo una scomparsa, una completa evaporazione della cultura delle istituzioni, della cultura dei gruppi, della cultura delle comunità. Cioè manca completamente la coscienza sociale nelle nuove generazioni di colleghi. Completamente, forse no. Forse mi sbaglio, anzi mi auguro di sbagliarmi, ma insomma vedo che questa formazione non viene portata avanti da nessuna scuola. Cioè, dimmi una scuola dove si parla di queste cose. Indicami una scuola di formazione dove si affrontano questi problemi qua. Se tu me la indichi, io sono ben contento di sbagliarmi, ma insomma non si parla di questo nelle scuole di specializzazione. Non si parla di questo, si parla di non lo so di che si parla. No, guarda, lo vedo quando fai il tirocinio, quando fai tutoring a tirocinanti, no? Di quanto loro sono lontani dalle questioni reali, no? Ma anche banalmente, che cos'è il sistema tessera sanitaria, tutta la questione per spiegare che una donazione può essere comunque scaricata, e però l'ha fatto. Cioè, ma non è tanto per la cosa in sé delle informazioni di tipo commerciale, no? O di tipo fiscale, eccetera. È proprio la distanza. Dico, ma voi non vivete nel mondo, cioè, ma andate a comprare il pane, insomma, no? Cioè, veramente questa cosa qui, io la sento tanto con i giovani colleghi, no? Questa difficoltà alla fine a calarsi con tutta la loro, che poi magari sono persone che invece giustamente avranno fatto l'università fuori sede, fanno le loro fatiche, no? Fanno le loro fatiche, Hanno le loro penso. sofferenze, tutti. Certo, no? Quindi è questo che è impressionante, perché dico, perché è diventato così difficile contattare questa gruppalità, appunto, tra noi colleghi, no? Questa gruppalità interna tra noi colleghi. Io questa cosa è una questione, per esempio, per me, Io una domanda su questo molto puntiforme per Luigi, e cioè, hai l'impressione che sia una caratteristica questa che definisce i contorni della nostra professione? Oppure sia una cifra del nostro tempo che trasversalmente alle professioni, insomma, siamo tutti nella stessa barca, medici, insegnanti, oppure è una roba che attiene soprattutto alla nostra comunità professionale? qualcosa, soggetto della cioè la soggetto difficoltà a fare comunità, la La difficoltà a difficoltà a fare comunità, calarsi, diciamo, no, alla credo che sia un funzione fatto, sociale, insomma. credo che sia un fatto trasversale, solo che noi abbiamo nel nostro repertorio culturale una roba che si chiama psicologia sociale, ragazzi, cioè, non so se vi rendiamo conto, non ce l'hanno gli altri la psicologia sociale. Cioè, la psicologia sociale è un repertorio immenso di conoscenze, di potenziali riflessioni, ce l'hanno i soci, la sociologia non c'è un campo applicativo, no? La filosofia nemmeno, anche se lo dovrebbe avere. Però no, noi siamo l'unica disciplina scientifica che ha un repertorio pazzesco dal punto di vista delle competenze scientifiche e un campo applicativo in cui poter. Cioè, quindi è vero che è trasversale questo problema delle comunità, la comunità non la sa fare più nessuno,
Noi dovremmo avere invece queste competenze, dovremmo averle conservate, dovremmo averle esercitate, no? Esiste la psicologia di comunità, dovremmo essere in grado di farla funzionare questa roba qui. Quindi dovrebbe essere nel nostro DNA la capacità di rispondere ad una carenza, no? È il motivo per cui ho scritto il libro, perché ho sentito l'urgenza di scrivere, cioè io scrivo solo per urgenze, ho sentito l'urgenza di dire manca un discorso politico sul nostro repertorio, sul nostro mansionario. Noi abbiamo un mansionario, un repertorio sconvolgente, enorme, lo dobbiamo mettere a frutto, lo dobbiamo orientare anche nella clinica, se è possibile, perché abbiamo un sacco di strumenti da utilizzare, e qualcuno ne indico anche, no? Gli strumenti operativi, no? Pratici, esperienziali, della clinica, la clinica psicologica. Quindi dobbiamo mettere insieme tutte queste, dobbiamo accedere a un livello un po' più elevato, in cui il nostro bacino di riferimento, no? Non deve essere soltanto la ricerca della psicoterapia, ma deve essere la psicologia generale, la psicologia sociale, la psicologia di comunità. Capito? Quello è il nostro repertorio. Anche le ricerche in psicologia sociale ci riguardano, caspita che ci riguardano. Ma dove si fa ricerca in psicologia sociale in Italia? Io non lo so. C'è qualche centrale dove si fa ricerca in psicologia sociale? Mi domando, non mi risulta. Quello potrebbe essere un punto di interesse, no? Un'entità che fa ricerca in psicologia sociale e ha un centro clinico che lavora coerentemente con queste ricerche. Questo sarebbe interessante, ad esempio, no? Collegare anche l'accademia alla clinica, al lavoro sul territorio di cui cerco di parlare, no? Capito? Adesso volevo dare la parola a Luca Negrogno, che dalla sala ha alzato la mano, e vedo se Ilaria riesce a dargli la parola. Adesso vediamo se riesce a aprire il microfono. Luca Negrogno della Fondazione Inguzzi di Bologna. Luca, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ah, benissimo, benissimo. Grazie Anna per avermi invitato a seguire questo confronto interessante. Saluto Luigi, che è un piacere incontrare, e anche Matteo, che conosco da tempo. Ho trovato il libro molto stimolante, credo che sia davvero io lo chiamerei un primo passo, ma per costruire un percorso che mi sembra assolutamente da fare, e ricco di anche questioni. Vorrei descrivere un po' il quadro che io ho dal mio punto di osservazione. Io sono appunto un sociologo e sto seguendo con l'istituzione Minguzzi di Bologna una serie di percorsi formativi rivolti agli operatori delle politiche di salute mentale in un'ottica integrata, quindi prendo sia operatori dei dipartimenti di salute mentale che operatori dei servizi sociali. Ci sono veramente pochissimi psicologi in questo momento in questo settore, ma questo tema è stato già affrontato. La domanda di prima di Matteo andava in questa direzione e sicuramente lo avete già affrontato adeguatamente. Io vorrei far notare una cosa: quel processo che avete descritto, secondo me in questo momento è un processo molto legato a quello che avviene in generale nei sistemi sanitari, perché i sistemi sanitari a livello internazionale negli ultimi decenni sono proprio stati attraversati da una profonda strategia di modificazione in senso privatistico, con la mercificazione della salute come bene, con scelte organizzative che hanno privilegiato le prestazioni
per esempio ad alto contenuto tecnologico, ad alta remunerazione, piuttosto che la salute territoriale e la capacità di leggere i bisogni in modo integrato. Ecco, quindi secondo me è molto utile tenere insieme il discorso che fa Luigi nel libro, molto importante, con una riflessione complessiva sui sistemi sanitari che vanno in questa direzione, perché io credo che un ruolo davvero emancipatorio, una modalità anche di riscatto, se mi si consente questo termine, per le competenze psicologiche, è proprio quella di inserirsi nella discussione su che cosa deve essere salute pubblica, salute di comunità, e quindi intervenire anche in maniera esplicita su quei processi che abbiamo visto in opera e vediamo in opera anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che abbiamo visto tendono a considerare la salute territoriale sempre come una ancella con nessuna funzione di programmazione e coordinamento, ma a privilegiare la remuneratività degli interventi in un'ottica privatistica. Quindi ecco, io direi che da questo punto di vista sarebbe veramente importante se un'organizzazione come la vostra, che Anna rappresenta, che ho visto molto sensibile su questi temi, ma anche alla luce delle riflessioni che hanno fatto Luigi e Matteo, riuscisse veramente a prendere una posizione su questo tema generale di salute pubblica, perché io credo che sia questo l'orizzonte in cui riflessioni di questo tipo davvero possono aiutare a fare un passo avanti. E una seconda cosa, poi mi fermo, ma io ho trovato molto importante lo chiamiamolo sconfinamento di Luigi in un tentativo di dare una mappa delle questioni globali, ma che poi localmente si manifestano nella relazione terapeutica, e quindi assolutamente io credo che sia un'apertura di un allargamento di orizzonte, come lo definisce lui, fondamentale, e che dà un'immagine su quella che dovrebbe essere costantemente la formazione dei tecnici, come vengono definiti, no? Ma appunto dei professionisti. Credo che noi dobbiamo anche attingere ad alcune esperienze che si stanno facendo in altre reti e in altri campi che manifestano i possibili passi in avanti in questa direzione. E ne cito proprio due o tre, nel senso che in psichiatria, per esempio, io vedo molto importante l'attuale riflessione sulla coproduzione di servizi, che in Italia è ancora veramente minima, però in qualche modo sta penetrando, e parliamo di una capacità di costruire insieme saperi e quindi di mettere radicalmente in questione il principio dello sbilanciamento dei poteri, che per quanto il terapeuta possa avere l'orizzonte di vedute largo, il principio dello squilibrio di potere nella relazione terapeutica resta nella sua asimmetria, mentre appunto investire questo tema, no, con l'esempio dei servizi coprodotti in ambito psichiatrico va un po' in questo senso. Nelle reti che a livello internazionale si occupano di salute, cioè il People Health Movement, per esempio, che so che Matteo conosce molto bene e ha collaborato a quel testo molto importante, secondo me, un nuovo modo di fare salute, che è uscito qualche anno fa, che secondo me su questi temi sanitari è importantissimo. Ecco, una cosa che emerge in maniera molto chiara dalle riflessioni di queste reti è la necessità di applicare un approccio che viene definito intersezionale, cioè andare a vedere come i sistemi sanitari, i sistemi di salute possono collocarsi su certe fratture, squilibri, no? Di potere, quindi di privilegio e di esclusione, e anche riprodurle. E quindi provare a valorizzare, forse in un'ottica in cui si
supera la normatività, diciamo, dell'idea di salute, che in qualche modo designa un tipo di individuo caratterizzato dalla sua aderenza a, una certa tipo, a un certo tipo di norma che è un privilegio, e fa invece emergere i saperi dei subalterni su tutte le contraddizioni che attraversano il sociale. Ecco, io credo che questo sia il passo in più da fare, nel senso che un'apertura di orizzonte, una definizione dello sguardo è molto importante in questo momento, ma ancora andiamo nella stessa direzione. La cosa importante è costruire saperi con i gruppi oppressi, perché secondo le fratture che sono quelle di classe, di razza, di genere, ma lì veramente possiamo rischiare di costruire, ricostruire una cosa che era stata importante nei percorsi di deistituzionalizzazione, no? Che erano caratterizzati dal fatto che il tecnico, lo psicologo, penso a Oddone, Risso, insieme a Maccacaro e a Basaglia, no? Erano tecnici che non avevano più, non erano i portatori di un sapere in fabbrica, nel quartiere, ma erano strumenti attraverso cui emergevano i saperi dei subalterni e creavano una nuova scienza. Quindi, ecco, io credo che dovremmo riprendere un po' questa cosa. Ultimo, davvero ultimissimo punto, la storia delle nostre professioni, e qui noi allargato, perché in fondo anch'io ho lavorato come operatore, come educatore in contesti di salute mentale, ma la storia della nostra professione nasce comunque in un punto di svolta in cui parallelamente da una parte c'è un tentativo di politicizzare la salute ed è sulla base dei movimenti, come dicevamo prima, di un conflitto, di una reinterpretazione di che cosa doveva essere la società, ma dall'altra c'è una innovazione, un'estensione del controllo biopolitico, che è l'altra faccia di quello che succede quando cambia il regime. No? Anche spesso cavalcando delle ipotesi innovative che erano state spinte dai movimenti. Ecco, quindi noi siamo sempre su questa faglia qui, e secondo me la perdita della capacità analitica su questi temi, cioè il fatto che veramente i giovani psicologi forse non hanno letto abbastanza Luigi citava Deleuze, ma non hanno letto neanche Foucault, non hanno letto Basaglia, non hanno si è un po' persa nel nostro campo culturale, ecco, si è persa, non c'è stata nell'università, si è persa nei nostri ordini, nelle facoltà, nella diciamo cosiddetta sinistra anche, no? Si è persa un po' la capacità di tenere insieme quelle tensioni politiche che invece quei personaggi avevano. Perché una volta ottenuta una prima fase di vittorie, no? Quindi riforma, nuove professioni, nuovi dipartimenti da gestire, nuovi ordini da creare, beh, l'avete detto un po' voi, no? Si è pensato che si dovesse gestire la fase progressiva della storia, ma in realtà i protagonisti di quelle lotte, anche loro, cioè loro sapevano molto meglio di noi che quelle non erano solo vittorie, ma erano appunto conquiste ambivalenti che non si dovevano dare per scontate. Ma Luca, questo intervento è veramente pazzesco, davvero. Ti ringrazio, è stato un intervento straordinario. Cioè, ti ringrazio davvero, è stato bellissimo. Cioè, hai proprio suonato le mie corde. Cioè, avevo un appunto qui a proposito di salute pubblica, no? In cui io no, sì, volevo appunto questionare il concetto di resilienza, no? Di cui tutti ci siamo un po' imbevuti fino a qualche tempo fa, E ma anche un che po' adesso innamorati, anche un po' ipnotizzati. innamorati, sì, ma adesso devo dire che è diventato veramente qualcosa di ignobile, mi viene da dire, perché è esattamente lo strumento con il quale si pensa che la mente sia di per sé uno strumento totalmente malleabile, no? Ci sono alcuni che dicono che la mente è piatta, non so se avete letto questo discorso sulla mente piatta. Che i sogni non hanno alcun significato, che sono stimoli del cervello, cioè si sta andando verso una
una deumanizzazione dell'uomo che è spaventosa, cioè è teorizzata, no? E la resilienza, purtroppo, è uno strumento nelle mani di questa gente qui, no? Non è vero che la mente è uno strumento malleabile, totalmente elastico, totalmente. La mente ha dei limiti, se noi non dormiamo, non mangiamo, non incontriamo persone, non tocchiamo persone, non parliamo, non facciamo sesso, cioè se noi non facciamo queste cose qui che sono come dire, evoluzionisticamente della nostra natura, noi stiamo male. È inutile, quindi la salute pubblica, questo dovremmo prendere parola sulla natura umana, no? Per usare anche un tema caro a Foucault e Chomsky, a proposito di quel famoso dibattito, su cui ci sarebbe da tornare in realtà, perché all'epoca di quel dibattito io ero molto più vicino a Foucault che a Chomsky, oggi sono molto più vicino a Chomsky che a Foucault rispetto a questo. Cioè, mi sento di poter dire che qualcosa si può dire della natura umana, e come? Visto che la natura umana è stata calpestata e ricalpestata, continua a essere calpestata continuamente dai nostri stili di vita. Quindi, che ti devo dire, Luca? Veramente grazie. E poi, tra l'altro, mi hai dato delle informazioni assolutamente per me sconosciute. Quindi, grazie, grazie davvero. Io ci tenevo molto a farvi incontrare, mi è dispiaciuto che per un problema tecnico non sono riuscita a invitare Luca Negroni tra i relatori, però spero che avremo altre occasioni di approfondire questi temi, perché qui abbiamo solo sfiorato le questioni, ma credo che insomma, troveremo il modo di fare ancora formazione. Io spero Assolutamente. che tu vorrai presentare anche il tuo testo sulla comunità, sul metodo Come delle comunità, insomma, perché. invitiamo anche l'amico decrescente che ci sta in ascolto, mi sembra, in questo momento, ci sta seguendo. Adesso voglio vedere soltanto se ci sono altre domande che magari i colleghi hanno fatto nel frattempo. Vado a vedere eventualmente commenti, domande. No, non vedo altro, Li ma abbiamo schiantati, poverini, infatti sono diventati 22. Sì, penso che effettivamente sia stato molto intensa la nostra conversazione. Dai, spero di avere altre occasioni. Chiudiamo qui allora. Se non avete magari altre curiosità, o a me, per esempio, la curiosità che io avrei è che tu potessi portarci uno di questi casi, no? Di cui tu parli nel libro, illustrarne uno magari, ecco, far vedere un po' questa. Uno scrittore mi ha intervistato chiedendomi tutti i casi del libro. E probabilmente scriverà su queste cose. Un noto scrittore mi ha Ma intervistato. davvero? Sì. Ho voluto sapere tutti i particolari che non avevo descritto bene. A quale proposito, di quale situazione ti incuriosito? Guarda, Di quale. mi piacerebbe che tu parlassi magari di questo caso che in qualche modo abbiamo condiviso, no? Di questa ragazza che dell'Est Europa che viveva con la madre, aveva il padre. Certo. È stata una situazione particolarmente complessa, veramente, come dire, la cui complessità era in origine legata proprio al fatto che si trattava di una lacerazione all'origine, cioè questa famiglia era lacerata e rotta e divisa da un'appartenenza anche, come dire, nazionali diverse, no? Una parte della famiglia si è spostata in Italia e un'altra parte è rimasta in Est Europa, no? Quindi il fatto di poter coinvolgere la parte, diciamo, espulsiva, che era quella dell'Est Europa, la ragazza viene espulsa a un certo punto dal padre, perché creava problemi, perché era un adolescente con problemi, con problemi di impulsività veramente gravi. Aveva già avuto ricovero, aveva assunto droghe, aveva un comportamento promiscuo, sessualmente, come dire, immorale, secondo, no, le regole di questa famiglia. Il padre, a un certo punto, stanco, non potendola più governare, la espelle, la manda dalla madre, quasi come una forma di punizione. In realtà lei arriva qui dalla madre, dove la madre ha un altro compagno, un'altra situazione, eccetera, eccetera, e in realtà comincia il percorso con me. Ma la fortuna di questo percorso è stata intanto la grande collaborazione di questa ragazza, che la grande alleanza terapeutica, consapevole del fatto che veramente era l'ultima possibilità che aveva prima di essere
di cominciare una carriera psichiatrica di fatto, no? E la fortuna è che in quel momento ricominciava il ciclo scolastico, quindi con persone nuove, no? In realtà lì c'è stato un lavoro molto, molto di fino che ha messo insieme l'aspetto, appunto, il sistema paziente inteso appunto questa frammentazione multinazionale che ho provato a rimettere insieme, convocando la sorella, il fratello, anche il padre, l'ho inseguito, no? Cioè il fatto di inseguire un genitore che non vuole collaborare in una terapia. Ecco, questo in genere, no? Padre si considera marginale, espulsivo, indifferente, abbandonico quasi sempre, no? In realtà io questo signore Viene lo inseguo. etichettato e basta, viene etichettato il genitore. E invece in questo Io caso tu ti sei posto il problema, insomma. mi sono posto il problema e lo informavo periodicamente, gli mandavo dei report, dicevo sua figlia sta così, sua figlia sta facendo questi miglioramenti, però ancora c'è della. No, fino a quando a un certo punto lui mi ha telefonato Sto e in italiano, rompipalle qua. un po' faticoso perché parlava anche l'italiano, abbiamo parlato finalmente della figlia e di quello che sarebbe stato opportuno fare. E lì si è aperto il mondo, questa frattura si è ricomposta e la ragazza portava questo genere di frattura sul piano familiare, ma portava una frattura ancora più grande sul piano sociale. Questa è stata la cosa interessante. I sogni della ragazza, che erano esclusivamente sogni che riguardavano il suo essere insieme ai suoi pari, le sue espulsioni, le sue esclusioni, i suoi esili da parte delle amiche, delle ex amiche, delle compagne di strada, di merende che aveva avuto precedentemente nella sua permanenza nella città di Roma, no? E lì abbiamo fatto una ricostruzione ma minuziosissima, cioè abbiamo recuperato persona per persona tutte le situazioni, abbiamo cercato in qualche modo di ricostruire una trama, una tessitura di relazioni con le compagne. È stato un lavoro faticosissimo che lei ogni tanto poi boicottava, devo dire la verità, lei ha fatto di tutto per mettere in difficoltà quel sistema terapeutico. Poi a un certo punto la pandemia ci ha divisi, questa è stata la verità. A un certo punto il lavoro terapeutico si è interrotto a causa della pandemia. Lei non riusciva a sopportare la distanza, dopodiché non ho più avuto notizie. Però intanto che lei è stata sotto osservazione, le sue crisi erano, ti dico, i primi 3 mesi lei entrava uscita dal pronto soccorso perché si ubriacava, andava a letto con tutti, faceva incidenti. Dal quarto mese in poi questa cosa si è completamente interrotta, si è invertita e lei non ha più fatto queste cose se non in maniera più blanda e più controllabile. Perché? Perché nel frattempo il lavoro è stato questo di ricostruzione, cioè naturalmente parallelamente vedevo la madre, vedevo il compagno, ho visto anche qualche volta il compagno della madre, piuttosto intollerante, devo dire. Ho incontrato la sorella, ho incontrato il fratello, cioè, ho incontrato il fidanzato, cioè, ho incontrato tutti. Tutto ciò che in qualche modo agiva nella mente di questa persona è oggetto ed è convocato in terapia. Felicemente, per l'altro. Lei era molto felice di portare tutti i pezzi sparpagliati della sua vita. Fino a quando questi pezzi si sono ricomposti. Lei ha ricominciato ad avere una dignità e anche una fama degna nel suo ambiente. E poi ci siamo persi di vista, io non so che fine abbia fatto, francamente. Spero che stia bene. Però pensa che questa cosa, pensavo che tu e lei cominciavano un nuovo ciclo scolastico, era disponibile. Tu pensa se fosse stata la pandemia, pensa come in questi giovani problematici, questo disastro sociale, quello che può avere prodotto, no? Cioè questo fatto che tu, è Sarebbe incredibile, stato noi non un ci fine. rendiamo conto. Non avremmo avuto questo risultato, sicuramente, perché per fortuna era l'anno precedente, quindi abbiamo fatto un lavoro buono. Va bene, allora, io Va penso che bene, possiamo sì, io salutarci. vi ringrazio veramente tantissimo e sono Io molto. ringrazio te e l'Ordine Lombardia per questo Ringrazio anche invito. Giuseppe Cersosimo, Luca Negrogno e il tuo collega che è la prossima decrescente, che inviteremo senz'altro a presentare insieme a te il libro sulla comunità, sul metodo della comunità. E ringrazio Matteo Bessone tantissimo per l'aiuto che mi ha dato nell'imbastire questo dialogo con Luigi D'Elia, amico.
di tanti decenni, è un collega che io stimo moltissimo, che ha una penna meravigliosa. Io vi invito a leggere i suoi interventi su Doppio Zero, su tante riviste anche online, dove lui Doppio zero scrive. non ho mai No. scritto doppio zero. Ma Tu allora mi sono sai che sbagliata. non ancora, Luigi. Tu sai che di online scrivo e qualche volta ti Sai che è di scritto online, online. sì. Comunque Sai che di online. sia, leggetelo Luigi, perché è anche bella la sua scrittura, al di là dei contenuti, è uno scrittore. Grazie. Saluto i colleghi che hanno avuto la pazienza di rimanere con noi fino a qui e a presto, buona serata a tutti. Buona serata. Buona serata. Grazie.